la mia candidatura arriva dopo un lungo processo di partecipazione politica con il disagio della gente. Questa è stata la motivazione principale per la quale mi sono impegnata in questo processo sul territorio. Quello che noi potremmo richiedere in questi quartieri sono veramente tante cose, dal diritto all'abitare al miglioramento degli istituti scolastici che sono lasciati in condizioni di manutenzione inesistenti, al rispetto del verde pubblico, la rivalutazione del nostro patrimonio artistico e culturale, che è veramente tanto, perché viviamo su quartieri che contano ville romane, catacombe, mausolei e che potrebbero essere riconvertiti in poli museali o comunque turistici, dove non solo il quartiere riceverebbe una riqualificazione ma si creerebbero anche posti di lavoro. Ovviamente ogni quartiere ha le sue specificità, però per quello che ho vissuto io abito fra Torpignattara e Quadraro, non c'è un cinema, non c'è un teatro, non c'è una libreria, questi servizi ci vengono tolti. Credo che questo sia uno svilimento dell'impegno e della curiosità dei ragazzi, che invece deve trovare una fine. Non ci si sporca le mani scendendo in politica, non si scende in politica. Al contrario, si fa qualcosa in prima persona che è molto autoeducativo provare a fare, perché banalmente se non ti occupi tu della politica, allora la politica tramite qualcun altro si occupa di te. Non è detto che lo sappia fare meglio di te stesso, anzi probabilmente lo fa anche male. Per di più farlo come lo sto facendo io insieme a Sinistra per Roma, per Sandro Medici, candidato sindaco, vuol dire farlo con le spalle coperte di un'idea forte che è la nuova Roma che vogliamo e che io nel mio piccolo slogan chiamo, anziché il comune, la comune di Roma, e penso che questo identifichi un certo orizzonte politico che poi dovremo riempire di contenuti, e penso che saremo in grado di farlo. Giulia Loche è una candidata di Repubblica Romana, anche se poi Repubblica Romana, come sappiamo, è in una coalizione dove ci sono altre forze politiche più tradizionali che vengono dalla sinistra, Sinistra per Roma appunto. Il tutto è un combinato disposto molto di grande qualità e anche un tantino scanzonato, quindi una ragazza come Giulia è l'esito, l'imbuto giusto di tutta questa intelligenza, di questa inquietudine politica, ma anche di questa passione e di questa generosità. Un sogno che realizzerei da presidente è sicuramente valorizzare tutti quegli spazi culturali, artistici che fino adesso sono stati abbandonati, perché secondo me questa lista rappresenta la rivendicazione di quei diritti ad una vita serena e ben strutturata a cui siamo tutti tenuti.